Il 6 aprile del 1941 era stata aggredita la Jugoslavia dall'esercito tedesco e dall'esercito italiano, l'aviazione tedesca aveva bombardato Belgrado, l'esercito italiano si era accodato a questa aggressione. Per l'Italia ci fu una, una convenienza molto eh, precisa perché non si trattò soltanto di un'occupazione ma vennero annessi territori interi, annessi significa che diventavano Stato italiano. E fra questi territori annessi c'era anche la provincia di Lubiana, oltre a questa provincia era stata molto molto ingrandita la provincia di Fiume con il territorio soprattutto del Gorski Kotar. Vi ricordo questo perché molte delle persone che saranno poi internate in questo campo provenivano proprio da quella regione. In questo modo praticamente il mare Adriatico era diventato un mare nostrum, cioè era tutto circondato da territori eh, controllati dallo Stato italiano. Naturalmente le popolazioni di questi territori non accettarono questa, questa occupazione, questa annessione che significava delle cose anche ben precise dal punto di vista della vita quotidiana, dall'imposizione dell'italiano come lingua a naturalmente la, la repressione eh, quotidiana degli oppositori e quindi già nell'estate del 1941 era cominciata una resistenza piuttosto forte. Che venne immediatamente repressa. Nell'autunno del 1941 funzionava a Lubiana il Tribunale Militare di Guerra e anche un tribunale speciale che cominciarono a combinare. Eh, condanne a morte, ma eh, la resistenza non, non si fermava, anzi si rafforzava sempre più perché la resistenza jugoslava e quella slovena in particolare ebbero una base popolare molto, molto forte. Nell'inverno 1941 41-42, il generale Roatta, che nel frattempo era subentrato al comando della seconda armata, decise di attuare mi misure drastiche. Così si, si arrivò nel, nel febbraio del, del 42 a un provvedimento gravissimo che fu praticamente la trasformazione della città di Lubiana in un enorme campo di concentramento, in quanto fu circondata in una notte, nella notte fra il 22 e il 23 febbraio, dai soldati della divisione granatieri di Sardegna. Venne, venne circondata con un filo spinato che, che correva per 32 km tutto attorno alla città. La città stessa divisa in settori, sempre divisi con, con reticolati di filo spinato. Questo con, consentì nelle settimane successive una retata totale, un rastrellamento totale della popolazione, con eh, l'arresto la, praticamente di tutti gli uomini adulti eh, da intendersi dai 14-15 anni in su. Della città di eh, Lubiana. Il generale eh, Roatta pensò che bisognava mh, trovare un luogo dove concentrare tutta questa gente che veniva arrestata e trattenuta. E quindi, dal, dal momento che il campo di concentramento per prigionieri di guerra, numero 89, perché i campi per prigionieri di guerra venivano indicati con dei numeri per motivi diciamo, di, di segretezza, di sicurezza. Era praticamente vuoto, decise di trasformarlo in campo per, per internati civili. E quindi eh, il campo di Gonars fu il luogo in cui cominciarono ad essere portati all'inizio di eh, marzo. Tutti gli uomini adulti che erano stati arrestati a Lubiana e negli altri luoghi della Slovenia. La notte tra il 30 e il 31 di agosto del 1942 ci fu una, una grande fuga dal campo. Però a quel punto il campo di Gonars non venne più ritenuto eh, sufficientemente sicuro. E quindi questi uomini di Gonars vennero trasferiti nel campo di concentramento di Renicci in provincia di Arezzo, che venne costruito appositamente per spostare questi uomini e in parte anche nel campo di Monigo, di Treviso e di Chiesa Nuova di Padova, però si riempì subito dopo, nel novembre-dicembre del 1942, con, chi? con eh, donne, vecchi e bambini provenienti dall'isola di Arbe. Quindi, fra il campo di concentramento di Arbe e quello di Gonars c'è un legame strettissimo. Alla fine di settembre ci fu un'alluvione un nel campo, perché il campo era stato praticamente eh, costruito, fra virgolette, in una piana, che era il collettore delle acque piovane dell'isola. Per cui in questa notte di Tregenda, piove tantissimo, si formò in mezzo al campo praticamente un torrente che portò via moltissime tende, in quella notte morirono molte persone. Quindi la situazione divenne così eh, grave appunto, che si decise di portare donne, vecchi e bambini che c'erano nel, nel campo di trasferirli a Gonars, che intanto era rimasto vuoto perché gli uomini, come vi ho detto, erano stati trasferiti a Renici, eh, a Monigo e a Chiesa Nuova di, eh, di Padova. Le condizioni in cui arrivarono questi internati erano semplicemente pietose. Nel campo di concentramento di Gonars morirono, come vi ho detto, eh, 500 persone, di queste eh, almeno 71 erano bambini di meno di un anno. Eh, ma molti altri erano bambini, sì, diciamo fino a 12-13 anni, eh, molte erano donne, anziani, anche uomini, eh, anche intere famiglie. La storia di questi campi di concentramento, di cui vi ho fatto così brevemente comunque eh, la storia, eh, eh, finisce praticamente con l'8 settembre del 1943, quindi con la capitolazione dell'esercito italiano. Eh, vi faccio osservare che non finisce con il 25 luglio, e gli internamenti con continuarono, cioè nel, nel periodo fra il 25 luglio e l'8 di settembre, per esempio nei campi di Cairo, Montenotte, di Fraschette e di Alatri, continuano ad arrivare centinaia di internati. Per quanto riguarda il campo di eh, Gonars, eh, succede che eh, a quel tempo c'erano ancora 6.500 internati, quindi erano aumentati ulteriormente anche rispetto ai periodi eh, precedenti e eh, eh, praticamente le porte rimasero aperte perché, perché i, eh, i soldati del contingente di guardia che erano a quel tempo 650 eh, soldati a loro volta eh, scapparono per non essere presi dai tedeschi che stavano intanto arrivando. Narodny Dom possiamo tradurlo in due modi, casa del popolo ma anche casa nazionale. Viene realizzato nel primo novecento da un grande architetto come Max Fabiani, il Narodny Dom ha questo forte connotato, questo forte valore simbolico, era sede anche di un albergo, l'Hotel Balkan, era sede di istituti bancari e di realtà associative, sale di lettura, istituti culturali, dell'edino stesso e così via dicendo il 13 luglio del 1920 le squadre fasciste di Trieste capeggiate da Francesco Giunta prendono d'assalto il Narodny Dom. Siamo nel clima delle trattative di pace, della chiusura delle trattative di pace di Parigi per risolvere poi la questione di fiume e in generale del confine orientale quindi un clima veramente rovente dal punto di vista anche delle tensioni non più nazionali ma internazionali a quel punto. Questo assalto del Narodny Dom risulta essere stato Largamente preordinato dai fascisti locali, tenete presente che qui c'era la caserma grande, il drappello dell'esercito assiste senza muovere un colpo e senza battere ciglio a questo, a questo scempio. L'incendio durante il quale muore una persona che si butta dal balcone per salvarsi dalle fiamme, questo fuoco purificatore in qualche modo no, che libera la città di Trieste da questa ingombrante presenza slovena, è così che la vive poi questa cosa eh, Boris Pachor quando ce lo racconta in, eh, nei, suoi, nei suoi libri, in particolare proprio l'incendio sul porto, è un racconto in cui si sofferma su lui, bambino abitava da queste parti, che vede poi le rovine fumanti, ma soprattutto questa colonna di fumo che si leva in mezzo alla città e che era... Veramente il rogo dell'identità nazionale slovena, che sarebbe poi stata duramente colpita da tutta una serie di disposizioni di legge, la comunità slovena ha avuto una parte d'utilizzo di questo edificio, che è il Naron Dom attuale, una piccola sala, ma ci si fanno degli incontri e così via dicendo. In generale, l'edificio è occupato dalla scuola traduzione e interpreti dell'Università di Trieste. Questo edificio era stato adibito da, dai nazisti al momento dell'occupazione a comando delle SS. Negli scantinati di questo edificio eh, venivano rinchiusi e torturati eh, antifascisti, perseguitati politici, ostaggi e così via dicendo. Per queste carceri, per queste celle, ci sono passati ad esempio Boris Pachor, lo scrittore sloveno più noto insomma, di Trieste. Laggiù in fondo quello è il Palazzo di Giustizia di Trieste il Palazzo del Tribunale, che in realtà tra il 1943 e il 1945 è la sede dell'Oberstkommissar Rainer, quindi è la sede della massima autorità del litorale adriatico, la zona operazione del litorale adriatico. Nell'aprile del 1944 qui il Tartini era diventato la casa del soldato, un soldate naim, circolo per ufficiali e sotto ufficiali nazisti. C'è un attentato in seguito al quale 51 ostaggi vengono impiccati, inizialmente all'interno dell'edificio, lungo le scale dell'edificio, e poi il posto non bastava più. I tedeschi dicono beh, li appendiamo alle finestre. Molte persone di Trieste ricordano bene di aver visto questo spettacolo terribile, insomma, anche perché siamo in aprile, si cominciava ad andare al mare e questa è la strada che porta alla stazione centrale. Qui ci passava una linea tranviaria molto frequentata, quindi è un ricordo molto diffuso. Questo edificio a partire dal 1947 cominciarono ad essere accolti i profughi dall'Istria fondamentalmente, in seguito a quelle numerose ondate appunto di profuganza dal fiumano prima, da Pola poi, dall'Istria meridionale poi... Il silos di Trieste diventa uno dei luoghi in cui questa ondata di persone vengono accolte in condizioni veramente disperate. Dovete immaginare questi edifici enormi, caldissimo d'estate, non altrettanto evidentemente caldo d'inverno, in cui erano stati organizzati semplicemente dei box spesso divisi da semplici, da semplici cordine, quelle per appendere la biancheria, con le coperte per separare i nuclei familiari gli uni dagli altri, ma era evidentemente una situazione veramente disastrosa, apocalittica. insomma. Di questa sistemazione al Sidos tra l'altro parla Marisa Madieri, nel suo libro Verde Acqua in cui racconta la sua storia di ragazza appunto, giovanissima, profuga uh, a Trieste. Quando entrarono i primi partigiani nella reserva di San Saba qui furono trovati tre sacchi di cemento con resti di vittime, tre sacchi che erano destinati appunto alla successiva eliminazione. Direi di vederci alcuni dei luoghi importanti. Questa è la cosiddetta cella della morte, così chiamata perché i prigionieri che qui venivano rinchiusi erano destinati all'eliminazione immediata. Uh, venivano, veniva risparmiato loro in qualche modo, se volete, passaggi ulteriori di torture che sono invece eseguite in un ambiente qui attivo. C'è anche chi la scampa miracolosamente. C'è un testimone che si chiama uh, Franz, se non sbaglio, Sirzeu E che viene accompagnato alle soglie del, dell'eliminazione nel cosiddetto garage, nel crematorio. Ma probabilmente c'è un allarme aereo. Quindi l'operazione viene sospesa e Sirzeo se la cava con la tra virgolette ma, insomma, se la cava con la deportazione. Bruno Piazza passa anche appunto per la visiera di San Saba e ha eh, la terribile esperienza di essere rinchiuso qui nei, nei bunker. Nel bunker dovete sdraiarmi sul tavolaccio sotto la bagliante luce della lampada elettrica. Ma ero stato fortunato, mi spiegò la sentinella, perché tutti quelli che finivano là dentro venivano prima bastonati e a me invece le percosse erano state risparmiate. E un'altra fortuna mi aspettava. Sul tavolaccio, portato da non so che mani pietose, trovai un pacchetto di sigarette e una scatola di cerini che mi aiutarono a passare quell'orribile notte. Qui venivano raccolti i prigionieri destinati alla successiva deportazione. L'architetto Boico ha voluto in questo modo conferire evidentemente tutta una serie di rimandi simbolici no, a questo ambiente. D'altra parte va anche detto che nel dopoguerra la risiera subisce più incendi, uno dei quali doloso, ma dovete anche sapere che, come accade anche in altre realtà ex concentrazionarie, a partire da Fossoli proprio, il campo viene destinato eh, dagli anglo-americani a centro raccolta per le displaced persons. Eh, e poi anche eh, viene utilizzato per i profughi dalla vicina Istria. Nel far questo gli americani fanno un danno considerevole perché danno una bella mano di calcina bianca a tutto quanto. Siamo la Fubriana. Siamo la Fubriana. Voglio arrivare a preparare le salme che vengono recuperate. Questa è la foiba di Basovizza per gli sloveni shot. Foiba. Se voi leggete dei manuali di geografia del primo Novecento eh, relativi alla Venezia Giulia, troverete questo termine applicato appunto a fenomeni carsici, quando invece utilizziamo il termine relativamente a determinati fatti storici che si svolgono in due momenti abbastanza precisi, l'autunno del 1943 in Istria e appunto in particolare nell'Istria centro-meridionale e la primavera del 1945. Per quanto riguarda il Triestino, il Goriziano, ma sicuramente ancora di nuovo l'Istria, sicuramente il territorio di fiume, il termine Foibe assume una connotazione più ampia, perché mh, indicherà non soltanto fenomeni carsici, quindi fen pozzi di origine naturale, ma anche pozzi di origine artificiale. Ad esempio in Istria, nell'autunno 1943, per precipitarvi delle vittime vengono utilizzate le cave di bauxite di cui l'Istria è ricca, l'Istria rossa appunto in particolare, oppure i pozzi minerari, i pozzi carboniferi che pure in Istria si trovano. Dalla parola foiva deriva il termine infoibato. Ok? Però questo termine è stato utilizzato sin dal momento in cui si registrano questi episodi per indicare non soltanto le vittime che vengono effettivamente precipitate in queste cavità artificiali o naturali che fossero, ma viene utilizzato in generale per indicare anche le persone che in quelle drammatiche circostanze scompaiono. Cioè indica mh, tutte le vittime della eh, repressione jugoslava sia relativamente ai fatti istriani del 1943 che a quelli giuliani diciamo del 1945. Basovizza Verso la fine di aprile è presidiata da truppe naziste. C'è questa battaglia con la colonna della quarta armata dell'Esercito Popolare di Liberazione Nazionale di Jugoslavo che da qui passa per dirigersi verso Trieste, ci sono degli scontri piuttosto importanti. La quarta armata jugoslava arriva in centro città. Si tratta di una eh, occupazione insomma, di queste terre, di Trieste, di Gorizia in particolare, che ha una seconda finalità che è quella di annettere queste località alla nascente, a quella che sarebbe stata la Repubblica Federativa di Jugoslavia. Le direttive di jugoslave erano queste, colpire non sulla base della nazionalità, ma sulla base del fascismo. Il problema è che per le autorità jugoslave, per le autorità popolari, fascista è chiunque osteggiasse l'idea dell'annessione di queste terre alla futura Jugoslavia di Tito. Gli arresti per lo più sono eh, responsabilità dell'OZNA, cioè della polizia segreta jugoslava, che da queste parti agisce. Ma ondata repressiva significa dunque infoibamenti e significa deportazione. Deportazione è un sistema di campi di concentramento di svariata natura, di campi di lavoro, miniere e quant'altro da Jugoslavia è ben grande, che inghiottisce alcune migliaia di persone. Gli infoibamenti veri e propri vengono, in particolare, nei primi giorni di maggio. E infoibamenti a quanto pare avvengono anche utilizzando il pozzo della miniera, quindi la eh, foiba di Basovizza. Ci sono. Certamente tra eh, i catturati ha anche parte degli aguzzini della risiera, magari dell'ispettorato generale di pubblica sicurezza, ma tra quegli uomini in divisa che vengono catturati ad esempio, ad esempio ci sono anche uomini della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza, parte di essa, eh, aveva viceversa combattuto dalla parte del Corpo Volontario della Libertà. Lo stesso accade anche a Milano. A Milano sono eroi, qui sono vittime della repressione jugoslava. Vengono catturati, imprigionati presumibilmente nella caserma di San Giovanni e deportati, passano probabilmente anche da queste parti e poi se ne perdono, se ne perdono le tracce. In seguito all'abbandono all da parte delle forze jugoslave, eh, in seguito agli accordi intercorsi con gli alleati, sono gli accordi di Belgrado del 9 giugno del 1945. La Foiba di Basovizza soltanto nel 1959 eh, l'imboccatura del pozzo viene ricoperto, c'è una cerimonia nel 59 e diventa un sito di interesse nazionale. Nel 92, presidente Oscar Luigi Scalfaro, la Foiba di Basovizza diventa monumento nazionale e Oscar Luigi Scalfaro sarà il primo presidente della Repubblica a recare maggio e alla risiera di San Saba e alla Foiba di Basovizza. La sistemazione che vedete alle mie spalle, monumentale, risale invece al 10 febbraio del 2007. Ecco allora perché la storia della Venezia Giulia può diventare interessante e importante, al di là di ogni strumentalizzazione di carattere politico. Perché è una storia al laboratorio, perché dentro ci troviamo veramente tutto.